Appena arrivato all'hotel che avevo prenotato, siccome avevo fatto un lungo viaggio e avevo bisogno di riposo. Appena arrivato, parlai col cassiere, entrai in stanza, mangiai qualcosa e mi lavai i denti e poi andai a dormire per la troppa stanchezza. Però nel bel mezzo della notte sentii una persona urlare da una stanza di fianco alla mia e quindi decisi di andare a investigare. Ma non mi sarei mai potuto immaginare che cosa avrei trovato dentro quella stanza. Ah, finalmente sono arrivato all'hotel. Dopo una lunga strada e un lungo viaggio, finalmente siamo arrivati alla nostra prima tappa, alla nostra prima pausa. Non ce la facevo proprio più. Ho parlato col gentiluomo, mi ha dato la mia stanza ed eccola qui, la stanza 297, l'ultima stanza di tutto l'hotel, che è davanti ad una porta molto strana, che è tutta barrata e non ci si può entrare. Ma non è il mio problema, l'importante per me è riuscire a entrare qui dentro e stare comodi. Eccoci all'interno, questa stanza sembra proprio confortevole, c'è tutto quello di cui ho bisogno. Un bellissimo bagno con un bellissimo specchio in cui possiamo vedere il nostro riflesso. Anche se devo ammettere un po' distorto. Un microonde per riscaldarci qualcosa da mangiare. Un frigorifero per tenere il nostro cibo molto fresco. Una TV e un divano su cui rilassarsi mangiando qualcosa. E un letto confortevole per dormire. Ah, tutto quello di cui ho bisogno è una finestra in cui posso guardare il di fuori. Che bel posto. Proprio ho scelto il miglior hotel che potessi scegliere, però ho un po' di fame, devo essere onesto, ho un po' di fame. Quindi prendiamo qualcosa da mangiare. Abbiamo questo cibo già fatto, che non è proprio il cibo migliore di tutti, però mi toglierà la fame. Mettiamolo qua a riscaldare e aspetto. Ora aspetterò con calma. Ok, è già pronto, è proprio veloce. È proprio veloce. Mettiamoci qua seduti e mangiamo. Proprio buono. Dai suoni che sto facendo posso proprio capire che è proprio buono questo cibo. Ora, dopo aver mangiato, bisogna lavarsi i denti. Mi raccomando, laviamoci sempre i denti dopo aver mangiato. E andiamo qua, prendiamo il nostro spazzolino e laviamoci i denti per bene. Ok, ora mi è venuto un bel po' di sonno, perché dopo il lungo viaggio c'ho veramente molto sonno. Sono stato proprio un sacco di tempo in macchina a guidare e ora siamo arrivati qua, ho mangiato qualcosa, mi sono lavato i denti e ora direi che è proprio il momento di andare a dormire con le luci accese, perché sapete, ho un po' paura del buio, quindi restiamo con le luci accese e andiamo a dormire. 2:59 di mattina, che cavolo è questo urlo che ho sentito? Che cavolo è che ha urlato? Sembra che provenga dall'appartamento vicino al mio. Che cavolo è che ha urlato? Magari è meglio se vado a controllare. Potrebbe essere una povera donzella impaurita. Potrebbe avere qualche problema. Potrebbe essere successo qualcosa. È quello lì. È quello l'appartamento. Non si preoccupi. Non si preoccupi. La vengo a salvare io. Non si preoccupi. Che cosa è successo? Che cosa è successo qua? Non si preoccupi di nulla. È arrivato il suo salvatore. Questi qua usavano la TV per terra. Ma chi cavolo è che mette la TV per terra? Perché c'è un brutto sangue per terra assieme alla TV. A quanto pare sembra non andare. Beh, lo immaginavo. Ok, comunque vediamo che cosa c'è qua. Non c'è nessuno. Allora cos'erano quelle urla? Qui c'è del sangue. Ok. No. Via, corri schifoso, corri, guardalo lì. No. Ascensore, no. No, devo fare un po' di giri qua. Porca miseria, guardate. Ok, si è aperto l'ascensore. Ora devo triccarlo. Anzi, qua non posso entrare, la porta è ancora chiusa. Vieni qua, se hai coraggio. Brutto drogatello, guardalo. Tutto ubriaco, cammina come uno zombie. Scappa velocemente. Piano 2. Piano 1. Dovevo andare, vai. Chiuditi. Ok. Si è chiuso tutto. Sono sicuro. Mi sa che quella donzella è stata ammazzata.
Mi sa che è stata ammazzata. Signore, ha sentito l'urle del piano? Del piano in cui ero io? Ha visto cosa è successo? Come non ha visto? Signore, la smette di fumare cosa sta fumando. Le fa male, le fa male. E poi cosa c'è? Sparimenti frequenti. Hullbrook Oaks recentemente ha avuto un innalzamento di inspiegabili sparizioni. I residenti continuano di sentire strani rumori e urla verso le 3 di mattina, che sarebbe il tempo in cui le persone spariscono. Anche se la polizia ha cercato di fare di tutto per riuscire a far smettere i sparimenti, non ha funzionato. E comunque ci sono tantissimi sparimenti. Ok. E qui cos'altro c'è? Ok, questo non lo posso leggere. Ma signore, le sembra normale che qua nel suo hotel succedano cose strane? Urlano persone come dei pazzi e lei non sente nulla. Non ha sentito nulla lei? Ho bisogno di chiamare la polizia. Ha un telefono. Un telefono? Ce n'è uno molto lontano da qua. Devi guidare per 5 minuti. Dov'è il parcheggio? Fuori da questa porta. Prendi la sinistra e poi vai a destra. Ok, grazie. Arrivederci. Andiamo subito a sinistra. Devo andare a sinistra. Ok. Andiamo veloci, corriamo, non mi posso fidare di nessuno dopo quello che ho visto, devo correre. E poi ha detto la destra, ha detto che devo andare a sinistra e poi a destra. Ok, dov'è il parcheggio? Mi serve la mia macchina. Lei chi è? E lei il poliziotto? Lei è un poliziotto, signore? Scusi, signore, nessuno può entrare in questo posto dopo quest'ora. Qualcuno ha appena provato ad ammazzarmi. E questo come sarebbe il mio problema? Ok, magari se controllassi in questi cestini della spazzatura, di questi cassonetti, potrei trovare qualcosa per aggirarlo. Controlliamo. Controllo dentro questi schifetti, magari c'è qualcosa. Ok, a quanto pare qua non c'è niente. Magari in questo qua c'è qualcosa. Oh, porca miseria, signore, tutto a posto? Io sarei molto attento a quest'ora della notte. Perché? Tu l'hai già visto, vero? Tu sai cosa è successo? Ok, quello che devo fare è controllare il cassonetto. Ok. Ho trovato una maglietta della polizia. Questo non sarà abbastanza. Devo trovare dell'altro. Ok. Dove cavolo potrei cercare ancora? Magari qua. Magari qua c'è qualcos'altro, no. Non c'è nient'altro, magari qua c'è qualcos'altro. Non c'è nient'altro. Beh, altro posso controllare. Devo continuare a cercare dentro questi cassonetti per trovare qualcosa. Devo trovare questo altro cestino. Posso controllare? Non posso controllare l'altro cestino. Ma porca miseria, brutto signore, non mi sembra normale che non mi cerca di aiutare lei? Ma le sembra normale? Io qua. Ok, qua c'è sono gli altri cassonetti. Magari vi troverà qualcosa. Vediamo. Non ho trovato nulla. È lì sopra. È uno degli appartamenti in cui sono stato cercato di essere ammazzato. Meno male che quello lì è rimasto lì sopra, almeno spero. Ho trovato degli occhiali. Perfetto, ora non mi riconoscerà. Sono sicuro che non mi riconoscerà. Quindi vado e cercherò di triccarlo a pensare che io sono una persona nuova. Sono un poliziotto proprio come lui. Salve collega, salve, mi faccia passare. Pure te. Hai un turno di notte, eh? Sì, notte lenta. Che cosa ti serve? Devo passare. Ok, stai al sicuro. Non fidarti nessuno. Perfetto, mi faccia passare. Ok. Siamo qua. Siamo nel parcheggio. Oh, porca miseria! Oh, scusami, non era la mia intenzione. Ma che cosa ci fai da queste parti? Sto andando al parcheggio, perché? Ho perso le mie medicine. Mi servirebbero che me le prendessi per me. Va bene, guarderò. Ok, non mi sembra molto affidabile. Però aiutiamo un povera persona che ha bisogno, o no? Ma si poteva entrare anche da qua. Mamma mia. Queste sono le sue medicine. Sono queste, signore, le tue medicine. Non sono sicuro che sono prescritte da un medico. Però gliele diamo. Le diamo a questo povero signore. Ecco a lei. Ah, grazie mille.
Ora tu puoi fare queste chiavi che ho trovato. Ma dove le trovate? Crac, 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 crac. Ah, questo signore è Superman. Ok, questa città sta succedendo cose molto, molto strane. Devo andarmene, devo prendere la mia macchina e andarmene. Devo chiamare la polizia, che c'è un killer in quell'hotel. Porca di quella miseria, devo andarmene al più presto. Questa è la mia macchina. Non è la mia macchina, non mi ricordo neanche qual è la mia macchina, vi rendete conto? Da quando sto guardando non mi ricordo neanche qual è la mia macchina. Questa è la mia macchina, non è questa. Allora, non mi resta altro che sia questa. Ok, entriamo nella nostra macchina e andiamoci. Me ne devo andare al più presto, devo guidare e andarmene verso la stazione telefonica più vicina. Perché qua sta succedendo qualcosa di molto strano. Sta succedendo di qualcosa di molto, molto strano. Persone che volano, uomini che ammazzano, poliziotti corrotti e tutte altre cose. Chiamiamo il 911. Per favore. 911, ho bisogno del suo aiuto, per favore. 911, qual è la sua emergenza? Sono stato rinseguito da un maniaco con un coltello. Sei al sicuro dove ti trovi ora? Non lo so. Ok, hai una macchina. C'è una stazione di poli... Oh no, qualcuno ha chiuso il telefono. Devo andarmene, qualcosa ha chiuso il telefono. Via quella macchina. Da trovare la stazione di polizia. Oh no, la mia macchina ha bucato. Porca miseria, che altro può andare male questa notte? Almeno la stazione è qua vicina, posso camminare. Oh porca miseria, la mia macchina ha pure bucato ora. Però almeno la stazione di polizia è qua vicina, posso camminare. Posso camminare, dove cavolo è la stazione? Stazione di polizia, dove stavo? Sei finita? È qui da qualche parte sicuramente. Devo trovarla. Se non altro... Eccola qua, polizia, per favore. Ho bisogno di aiuto. Polizia! Ecco perché ha chiuso il telefono, 911. Cosa posso fare ora? Devo investigare. Devo capire che cosa cavolo è successo qua. Devo diventare io il poliziotto. Dove cavolo si trova? Devo trovare una chiave perché qua è chiusa. È tutto chiuso. Devo trovare una chiave. Qui magari. Ok, ho trovato la chiave. Perfetto, andiamo a vedere. Chi cavolo è sta... Ok, uno schifoso è scappato. Sono sparito? Come sono sparito? Come sono sparito? Dove cavolo sono finito? Perché è tutto buio? E perché c'è solo una TV qua? Cosa cavolo è successo? Che cosa mi è successo? Porca miseria, a quanto pare sono stato ammazzato. Ed era tutto un sogno prima di morire.